Ciao! In questo video vedremo come installare il sensore di umidità, temperatura e conducibilità multilivello Xnode Multilevel. Questo sensore è venduto in diverse varianti, con diverse lunghezze e parametri misurati. Il procedimento è però valido per tutte le versioni. Oltre a quello che è contenuto nella confezione, avrai bisogno di un tronchesino, fascette per fissare i cavi, un palo in metallo di 3-5 metri, con diametro compreso fra i 20 e i 40 mm, una trivella elettrica con punta Sentec, specifica per il sensore, oppure una trivella manuale con un diametro di 10-15 cm ed almeno 50 cm di lunghezza, un martello in gomma, una paletta, un tubo corrugato a protezione dei cavi. Tieni presente che l'Xnode dovrà essere più alto della coltura nel suo momento di massima crescita e degli oggetti ingombranti nelle vicinanze. Per cui se stai per installarlo in un campo con una coltura alta, come il mais, è consigliabile utilizzare un palo da almeno 4 o 5 metri di altezza. Il dispositivo viene fornito già assemblato, per cui non sono necessari montaggi di parti esterne. Per prima cosa faremo la registrazione del dispositivo sulla piattaforma Xfarm, in un posto tranquillo, non direttamente in campo. Procedi leggendo il codice del dispositivo ed apri l'applicazione Xfarm. Una volta entrato nell'account della tua azienda agricola, vai nella sezione sensori, clicca sul bottone più, usa la mappa per selezionare il punto in cui installerai il tuo sensore, inserisci un nome che lo identifichi, scrivi il codice letto sotto la scatola bianca e seleziona il tipo di sensore acquistato. Una volta fatto, clicca su crea sensore per aggiungerlo al tuo account. A questo punto prova ad accendere il dispositivo premendo il pulsante esterno della scatola bianca, controllando che il LED al centro del pulsante lampeggi velocemente. Se questo accade, conferma che la batteria è carica e il dispositivo è pronto per essere installato in campo. Ora dirigiti in campo e trova il punto migliore per installare il dispositivo, avendo cura che non ci siano ostacoli nelle vicinanze che potrebbero interferire. Per prima cosa scava una buca per il palo, profonda circa 50-70 cm, con la trivella a mano o elettrica. Inserisci il primo spezzone di palo con la parte conica verso l'alto. Unisci quindi i restanti spezzoni di palo e fissa il dispositivo con le fascette all'estremità conica, controllando che il pannello solare sia orientato verso sud. Svolgi il cavo e fissalo con delle fascette. Scava una seconda buca per il sensore con la trivella elettrica o manualmente, ad almeno 20-30 cm di distanza dal palo. La profondità della buca deve permettere al sensore di essere completamente interrato e varia quindi in base alla versione scelta. Inserisci il sensore nella buca, facendo in modo che la parte superiore sia a livello con il suolo. Scava un piccolo solco tra la buca del sensore e la base del palo con la paletta, dove poi verrà interrato il cavo. Interra quindi la parte del cavo che dal sensore arriva alla base del palo, in modo da proteggerlo dai roditori. Piazza quindi il tubo corrugato aperto di grosso diametro sul palo, in modo da proteggere il cavo esposto. Fissa il resto del cavo con fascette, avendo cura di tenerle sempre ad almeno un metro di distanza dal suolo, per evitare danni da parte di animali selvatici. Grazie per aver visto questo video tutorial. Iscriviti al canale YouTube di Xfarm per continuare a rimanere aggiornato con nuovi video. E visita www.xfarm.ag per maggiori informazioni. Buon lavoro da Xfarm!